dei diritti dei nostri figli, ma non solo dei nostri figli, anche che, come dicevo prima, una mamma li definisce figli di nessuno, che sono praticamente tutti quei ragazzi che hanno difficoltà a fare coming out, che hanno difficoltà a palesarsi, a tutti quei ragazzi che, purtroppo succede ancora oggi, vengono magari cacciati di casa dai loro genitori, gli stessi genitori che dovrebbero essere, non teoricamente, ma praticamente coloro che sostengono e stanno vicino ai propri figli. Quindi la nostra battaglia va anche in quel senso. Noi sfruttiamo tutte le occasioni per poter essere presenti. Noi abbiamo fatto una scelta, quella di metterci la faccia. Metterci la faccia vuol dire andare nelle piazze, andare nelle scuole, andare nei congressi, e quando non ci sono queste occasioni ce le inventiamo. Tutto per poter appunto portare avanti quella che è la difesa dei diritti dei nostri ragazzi. Contro gli stereotipi, contro i pregiudizi, quando si vedono due ragazzi che camminano mano nella mano, creano ancora oggi sconcerto, e questo non dovrebbe essere, non dovrebbe esistere. E noi ci battiamo per queste cose qua, per poter dare la possibilità e la visibilità ai nostri ragazzi, perché la visibilità è il solo modo per poter abbattere i pregiudizi. Il nascondimento no, il nascondimento è la negazione dell'essere presente, dell'essere vivo. Faccio un breve accenno al fatto che in questo periodo stiamo vivendo un momento buio, se vogliamo così dire. Buio perché alcune forze stanno cercando di farci fare dei passi indietro. Molte conquiste si sono fatte negli anni, ma qualcuno si oppone, si mette di traverso, non gli va bene. E sono quelle stesse persone che dicono che ad esempio il Pride è una carnevalata, no? E poi magari sono le stesse persone che vanno alle sorgenti del Po con gli elmi in testa e le corna, però questa è una carnevalata. E noi oggi più che mai siamo chiamati e siamo in dovere di essere presenti e continuare queste lotte, perché non si dimenticano. Io personalmente sono il papà di una ragazza transessuale, una splendida ragazza transessuale, che io amo profondamente e ci metto la faccia, non mi vergogno a dirlo, tanto che mi devo vergognare. Io so quello che ha passato mia figlia, so quello che probabilmente dovrà passare ancora, perché il percorso di transizione è lungo, è doloroso, ma una volta arrivati all'intervento molti pensano che sia quello un punto di arrivo. No, non è così, quello è il vero punto di partenza, perché con la sua transessualità dovrà fare i conti per tutta la vita, per vari motivi. E quindi sono orgoglioso di mia figlia. Qualcuno si potrà, anzi, me lo sono sentito chiedere, ma cosa c'è da essere orgogliosi ad avere una figlia transessuale? Io sono orgoglioso in quanto mia figlia è una persona con i suoi sogni, con le sue paure, con le sue aspirazioni, con i suoi valori, quei valori che modestamente abbiamo cercato di trasmettergli. Quindi sì, io sono orgoglioso di mia figlia. Oggi siamo qui in piazza, come vi dicevo prima, per poter dare voce ai nostri figli e anche, come dicevo prima, ai figli di nessuno. E quindi anche per voi, perché voi siete i nostri figli. E una cosa vi posso garantire: quando qualcuno tocca i diritti dei nostri figli, a noi non ci fermano neanche le fucilate. Ciao Alessandria, grazie. Grazie Nigeria.